appositamente per fornire informazioni e istruzioni per comprendere almeno a livello basilare la storia di Giuseppe Uva. Come vi ha già accennato Giancarlo, questo film ci ha procurato 3 querele per diffamazione aggravata, anzi 2 al sottoscritto, 2 al regista, più 1 per il libro Ma la polizia, in cui ho trattato insomma, il caso Uva, così più o meno come vedrete nel film. Questa storia delle querele è appena iniziata, quindi evoluzioni vere e proprie non ce ne sono state, quindi c'è poco da dire. Quello che emerge è, come dire, la perfetta, cioè il motivo per cui abbiamo scelto di parlare di questo caso rispetto ad altri è perché abbiamo ravvisato in qualche modo la perfetta triangolazione tra istituzioni, è quello che ripetiamo spesso su questa vicenda. Cioè in questo caso sono coinvolte tutte e 3 le istituzioni principali, ovvero magistratura, sanità e forze dell'ordine, ed è esemplificativo di come queste 3 istituzioni si palleggiano le responsabilità, e il film lo racconta, con l'unica finalità di insabbiare, di manipolare, di inquinare gli elementi che possono portare alla verità. Allora, a sua volta porta al risultato di non arrivare alla verità, al punto che ci ritroviamo appunto inquisiti in quel fascicolo che in realtà dovrebbe indagare sulle responsabilità di coloro che hanno arrestato e trattenuto in caserma Giuseppe Uva. Formalmente, in questo famoso fascicolo che il PM ha tenuto chiuso nel cassetto, ci sarebbero dovuti essere i 2 carabinieri e i 6 poliziotti che hanno trattenuto e eventualmente malmenato Giuseppe Uva.